Ciao a tutti, oggi prepareremo il risotto rucola, robiola e noci. Il tempo di preparazione della ricetta è di 25 minuti circa. Gli ingredienti sono acqua, riso di tipo carnaroli, rucola, robiola, granella di noci, burro, olio, vino bianco, parmigiano grattugiato, cipolla o scalogno, dado vegetale Bimby, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla e la facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Prendiamo la cipolla sul fondo del boccale. Versiamo l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti a 120 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la rucola che abbiamo tagliato grossolanamente. La granella di noci. E facciamo cuocere per 2 minuti 100 gradi antiorario. Velocità 1. Adesso aggiungiamo il riso. E lo facciamo tostare per 2 minuti 100 gradi antiorario, velocità soft. Dal foro del coperchio aggiungiamo il vino e lo facciamo sfumare per 2 minuti 100 gradi antiorario, velocità soft. Prendiamo un po' sul fondo del boccale. Aggiungere l'acqua e il sale, il pepe e il dado vegetale fatto con il Bimby. Con l'aiuto della spatola mescoliamo a fondo, per evitare che durante la cottura il riso si possa attaccare sul fondo del boccale, e facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 12 minuti, 120 gradi antiorario, velocità soft. Il risotto è pronto. Trasferiamolo in una risottiera e manteghiamolo con il parmigiano, il burro e la robiola. Dopo aver mantecato il risotto, andiamo a impiattare. Risotto, rucola, robiola e noci. Grazie e alla prossima ricetta!